Ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Sol leone, venticello, niente nuvola. Cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Se devo scegliere qualcuno, scelgo Higuaín. Abilissimo nel controllo di palla, opportunista ad area di rigore come pochi e segna in tutti i modi. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. E dunque, calcio d'inizio. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Bernardeschi cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene. Questo errore potrebbe essergli fatale. Eppa, è un grande riflesso qui. Pjanic. Prova a giocarla in profondità. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Bell'anticipo, pericolo sventato. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Passaggio sulla destra. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova con la palla lunga. Matuidi ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Murgia. Reca. Scatta verso il pallone. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Paolo Dybala, il suo pallone è morbido. Occhio alla conclusione! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Missiroli. Bella palla, devi approfittarne. Gioca una palla lunga. Opportunità di ripartire. Paolo Dybala tenta la fonda sulla destra. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. È calcio d'angolo. Tiro di Missiroli e c'è il gol della SPAL ed è il primo gol della gara. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. E il risultato si sblocca, 1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Matuidi. Attenzione, bella parata! Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Reca. La mette in avanti. Vede l'inserimento del compagno. Prova la conclusione. E c'è il gol. Sembrano avere il totale controllo della gara. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. A tu per tu con il portiere, ha dimostrato il suo senso del gol. Due
due gol di vantaggio e partita in discesa. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Tocco morbido. Può concludere! Bel rete! Da lì e senza difensori, e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Higuain sapeva già dove sarebbe arrivata la palla. Questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con grande cura. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. Floccari sulla destra. Petagna arriva sulla palla e interrompe l'azione. C'è la palla lunga in avanti. Murgia. Può provare. Di nuovo lui. Scodella in avanti. Kurtic riceve un pallone interessante. Flop. E il portiere dice di no. Pallone lungo in verticale. Petagna la gioca sulla destra. Petagna. Missiroli. Qui può partire il contropiede. Cerca l'uomo là davanti. C'è un bel pallone in profondità. Beccato in offside da guardaline. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena. Si parte per la seconda frazione di gioco. La Juventus ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Cambio di fronte. Cuadrado gioca con un pallone lungo. Vediamo se può capitalizzare. Cerca il tiro. Biffa l'estremo difensore. Anche dopo lo svantaggio non hanno mai perso la calma e ora potrebbero anche completare la rimonta. La Juventus ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Hanno completamente riaperto la gara. Equilibrio e spettacolo. Credo che ci divertiremo ancora molto. Lungo passaggio in avanti. Prova a verticalizzare. Vuole il lancio filtrante. La gioca in profondità. Bonucci. Alessandro. Matuidi. Ecco Bernardeschi. Bernardeschi prova a prolungare. Il portiere la calcia lontano. Jacopo Sala. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Cambia gioco. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese. Ci sono elementi pericolosi in campo oggi. Qui gioca gente che può colpirti quando meno te l'aspetti. Non si possono concedere inserimenti dietro la linea difensiva. Palla in avanti, verso il compagno. La spalla, il calcio di punizione. Allarga il gioco a destra. Passaggio intercettato.
Sala. Scodella il cross. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti. Alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così. Tenta Khedira. Floccari. Murgia. Allarga il gioco. Sala. Khedira si rivincola e conquista la palla. Khedira recupera un pallone importante. C'è la palla lunga. Higuain! E c'è il gol della Juve. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Tripletta, hat-trick, che partita eccezionale la sua. È praticamente immarcabile, tripletta super meritata. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Paloschi dovrà far sentire la sua presenza nella metà campo avversaria. Rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Rimonta meritatissima, ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Scatta verso il pallone. La SPAL ha fatto bene in questa occasione, deve continuare così. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Proprio così. Bonucci. Alessandro. Costa. Tentativo di allungare il gioco. Ha spazio sulla fascia. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Petagna. Cerca il passaggio profondo. Paloschi. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Opta per il lancio lungo, prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Paolo Dybala ha già messo a segno due assist oggi. Cross di Khedira. Prova il tiro! Buono comunque il riflesso sul cross. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. La Juventus deve resistere ancora qualche istante. Reca riconquista la palla. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Due sostituzioni, rapida successione. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Murgia la mette in mezzo.
meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Paolo Dybala. Arriva Cristiano Ronaldo. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Alessandro. Costa. Pallone alto nello spazio. La allontana con forza. E l'arbitro dice che può bastare. Una grande reazione da parte della squadra. Non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Che rimonta, Luca? Cosa ne pensi? Vincere una partita in rimonta è importantissimo. Al di là delle qualità tecniche messe in campo oggi, la squadra...